shorts and a lily white dress. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video. Probabilmente molti di voi hanno approfittato del giorno dell'Amazon Prime Day per acquistare la Fire TV Stick, che era proposta al prezzo molto conveniente di 29,99€ invece dei 59€ abituali. Se avete già iniziato ad utilizzarla, vi sarete sicuramente accorti che il telecomando si presta ottimamente per scorrere tra le finestre, lanciare le applicazioni, gestire la riproduzione di video e quant'altro, anche perché trattandosi di un telecomando Bluetooth, a differenza dei modelli ad infrarosso, non deve essere per forza puntato esattamente in direzione della chiavetta. Nonostante questo però il limite maggiore emerge quando dovete scrivere, perché non integrando una tastiera bisogna utilizzare quella video e le lettere vanno selezionate una ad una usando i tasti direzionali. Una prima soluzione per ovviare al problema potrebbe consistere nel collegare una mini tastiera. A questo proposito qualche tempo fa ho pubblicato un video, se siete interessati vi lascio il link sia in descrizione che qua sopra da qualche parte. Un'altra alternativa invece potrebbe essere quella di controllare la Fire TV Stick con lo smartphone scaricando dal Play Store l'applicazione Fire App. Dopo averla scaricata ed installata ovviamente, la prima configurazione è semplicissima: è sufficiente collegare lo smartphone e la Fire TV Stick alla medesima rete Wi-Fi. In questo modo l'applicazione sarà in grado di individuare autonomamente la chiavetta, che in questo modo mostrerà a video un pin per mezzo del quale sarà possibile eseguire l'abbinamento. Una volta connessa attraverso il display del telefono, con degli swipe nelle varie direzioni sarà possibile spostarsi tra i vari menu e le varie voci, che saranno invece selezionabili con un semplice tap. Utilizzando invece le tre icone in alto, perché purtroppo ad ora il microfono per la ricerca vocale non è supportato, dicevo che usando la prima icona partendo da sinistra, questa a forma di rotellina, è possibile accedere direttamente al menu impostazioni. Con questa invece si può accedere all'elenco delle applicazioni che abbiamo installato sulla Fire TV Stick e può lanciarle con un semplice tap. Ed infine con quest'ultima si può selezionare la tastiera con la quale è possibile scrivere utilizzando lo smartphone, che in realtà è la funzione più comoda ed effettivamente quella per cui può valere la pena decidere di utilizzare lo smartphone in sostituzione del telecomando in dotazione. Infine, con i tasti in basso si può tornare indietro con questa forma di freccia, tornare direttamente alla schermata home utilizzando la casetta ed infine gestire la riproduzione dei contenuti multimediali con i tre tasti in basso. Bene, direi che è tutto per questo breve video. Come sempre, per maggiori informazioni trovate tutti i link qui sotto in descrizione, dove c'è anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Detto questo, come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni.